Bene, allora vediamo come utilizzare Unity per scaricare qualcosa su Altspace VR. Farò qualche video, questo video rifaccio riepilogo come scaricare il plugin di Unity. Ho già fatto un altro, ma è meglio rivederlo perché non si sa mai. Quindi dentro Unity in realtà accertatevi di avere la versione che al momento è 2019.2.12.F1. Se non c'è, la dovete aggiungere. Se non la trovate nell'elenco che è segnato qua, dovete avere pazienza e andare nel Download Archive. E nel Download Archive vedete che ci sono tutte le versioni, quindi potete andare a vedere la 2019.2.12 e facendo così praticamente riuscite a installarla. In questo caso ce l'abbiamo già installata, quindi non c'è bisogno che lo dice, altrimenti vi dice di installarlo. 2019.2.12.F1. Per capire quale versione e come installare il tutto, io ho semplicemente fatto Alt Space VR e Unity. E in questo modo dovremmo trovare, tra le tante scelte, un FAQ. Questo però non dice un granché. Questo qui è meglio. Questo toolkit che vedete, quindi How do I get started with the world building toolkit? E qui vi dice queste indicazioni, quindi in particolare di installare 2019.2.12.F1 e poi vi dice ancora di scaricarlo in Unity Uploader. Lo Unity Uploader è un filetto molto piccolo di 3 mega, che si chiama, andiamo a vedere nella cartella, che si chiama Uploader, in questo caso 0864. Ce lo teniamo buono, l'abbiamo messo sotto download e quando andiamo a fare il progetto, quindi andiamo nei nostri progetti, ci facciamo un new project, ci accertiamo che sia fatto col 2019.2.12.1, lo chiamiamo in un modo, quindi scena, anzi facciamo Scena Alt Space VR, lo mettiamo in un posto che sappiamo come rintracciare, in questo caso su E, creiamo il progetto, lui ci impiega il suo solito tempo biblico, soprattutto la prima volta deve scaricare tantissime cose, quindi ci può impiegare a volte anche un minuto o due. Nel frattempo, quando inizialize, start in server, resolving packages, vi ricordate dove abbiamo messo il nostro progetto? Eccoci che arriva con la sua calmina. Video li faccio in tempo reale perché ho visto che quando guardo i video delle persone, che loro in mezzo millisecondo fanno un'operazione, a me ci impiega 2 minuti, mi confonde sempre. Quindi qui abbiamo questa scena in cui non c'è nulla di Altspace. Per avere Altspace dobbiamo andare in Assets e qui dobbiamo fare Import Package, Custom Package, quindi Assets, Import, Custom, ricordatevelo, questo è lo standard per installare pacchetti. Andiamo nel Downloads e qui ci troviamo il Unity Package. In questo caso l'ho già scaricato n volte, voi ve ne troverete uno solo. Fate Apri. Lui apre questo package e a questo punto voi gli dite, vedete già tutto selezionato, gli dite semplicemente import. Facendo questa operazione, okay, ci impiega il suo tempo biblico per importarsi gli script, compilarsi gli script e tutto quanto è necessario. Questo tra l'altro dovete farlo per ogni progetto in cui mettete delle scene. Quando ha finito, vi dovrebbe comparire qua Alt Space VR e facendo Build Settings vi compare questa cosa. Allora, io questa cosa, visto che le floating windows mi danno fastidio perché non so più dove sono, le voglio mettere qua vicino all'inspector e per farlo muovo questa e la metto qua. In questo modo io posso andare o sull'inspector o su Alt Space Build Settings. E a questo punto riesco ad aver installato il mio plugin. Per come usarlo dovete ancora soltanto avere la pazienza di mettere la vostra login, quella che usate in Altspace in particolare,
Dopodiché gli dite di ricordarsi le coordinate, fate sign in e a questo punto voi siete a posto. Quindi questo è quanto è l'inizio, quindi installare il plugin per poterci lavorare sopra. Ci vediamo al prossimo video.